Un'ora e un minuto! Un'ora e un minuto alla fine del mondo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Bentrovati 21 dicembre 2012, è arrivata la fatidica data. Buongiorno dalle frequenze di Teleradio Stereo 92.7 della modulazione di frequenza. Un buongiorno al nostro Torino De Amicis in Torino De Amicis in cabina di regia. Buongiorno al nostro Paolo, responsabile delle immagini che vanno in onda per ancora un'oretta al massimo sulla digitale terrestre e l'828 di Sky. Un buongiorno alla nostra Martina Raimond, un buongiorno a tutti i deficienti. Guarda, l'unica persona decente, Caracatoni, era Cervino, che ha salutato in maniera tranquilla, serena, e invece voi sempre a fare la lopelote. Dove è andata? È andata? La pelota, Alice la pelota, che stava in diretta con la Caracatoni poco fa, è in bagno, mi dicono, e vabbè, allora io chiuderei la porta, ecco, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, alle ore 11:11 dell'11 del 21 dicembre 2012 dicono i Maya che dovrebbe finire il mondo, quindi esattamente tra un'ora. Ragazzi, ci abbiamo quest'ultima oretta. Vogliamo fare outing? Vogliamo fare. E Torino, sono sempre stato innamorato di te, te lo volevo dire. Quindi. Come ti ho sempre fatto cagare? Ma veramente, volevi andare a lavorare con Maria? No, ma non è carina questa cosa. Me lo dicevi, facciamo un switch con Zappa e facciamo, capito? Facciamo un po' per. No, non so se lui sarebbe stato d'accordo. Io sì, guarda, te davo proprio via. Per te, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, si dice. E Torino, vabbè, allora. Non mi interessa una curva sud, dimmi, cioè del prossimo stadio, è la mia, è curva da io. Io voglio morire così, trafitto, tipo che era il film, quello di Fratelli Taviani, La notte di San Lorenzo, quello che muore, quei lanci così. Che citazione ti ho fatto però, dimmi la verità, dimmi la verità. Da un coglione che parla di calcio dalla mattina alla sera non ti aspettavi questa citazione dotta a livello cinematografico. Vabbè, ragazzi, passeremo questa mattina questo countdown alla fine del mondo, nel giorno del solstizio d'inverno. Oggi una cosa un po' forte, ecco, vogliamo fare un proposito per questo Natale? Ci facciamo un po' più i cazzi nostri, nel senso, facciamo in modo che ognuno fa quello che gli pare, gli altri stanno zitti in un... No, si può fare sta cosa? Guarda che se camperebbe molto meglio se la gente si facesse gli affari suoi, perché guarda, io, questo è il mio proposito dell'anno nuovo, che lo fanno a Tor di Valle allo stadio, come no, l'hanno fatto, l'hanno detto proprio loro, ma è certificato proprio, poi come si dice, scritta mano, quindi loro dentro è già diventato entro il 2017, quindi potrebbe essere anche il 2016 per esempio. Fanno impazzire, no, perché poi dopo, se tu dici guarda che abbiamo detto per radio, i giornalisti di carta stampata fanno fanno esattamente così, le radio, guarda, non mi parlare delle radio ormai, salvo quando poi invece intervengono, non è questo il caso dei nostri giornalisti, invece sono dei ragazzi splendidi e non a caso stanno con noi, però salvo che poi quando intervengono le radio normalmente prendono pure i soldi nero, tra le altre cose, e lì non gli fa schifo, no, oppure pieno motorini, pentole, divani, eccetera eccetera, quello non gli fa schifo, proprio no, però quando, guarda, rifaccio, le radio, madonna mia, guarda, per cortesia non mi parlare di radio, guarda, ci sarebbero sì 500 euro nero. Oh, mazza, guarda, l'ho sempre sentito, alla Radio 2 sentono tutti i colleghi, sei proprio il punto di riferimento, è così. Ma giusto perché è la fine del mondo, Mario, perché sennò, capito, non ce ne fregavamo il giusto di questo volgare imitatore di basso livello, dell'unico inimitabile Bruce Springsteen, questo è una cosa che insomma ci tenevo a dire. Io sono sempre molto preoccupato perché la Cervino è la classica Michael Douglas che ha la mazza da baseball, che esce fuori dalla macchina tipo un giorno d'ordine della follia e comincia a ammazza roccate, qualsiasi cosa, è la potenziale serial killer, quindi... Volevo che voi apprezzaste, ragazzi. Vabbè, che... ma Roma Milan ce la fanno vedere, sti Maya. Ho deciso di passare la fine del mondo con voi due in diretta. Insomma, io spero che questo gesto affettuoso nei vostri confronti venga premiato poi sul medio e lungo raggio. Dico una cosa, Davide. Stavo sentendo Rosso. Il giorno che finalmente prova la formazione che tutti vogliamo, i Maya possono aspettare una giornata e mezza. Forse è proprio quello. È un ulteriore indizio che sta per arrivare alla fine. Perché se prova la formazione.
Io veramente non so che pensare. Dall'altro stavo leggendo, lo voglio condividere con voi, questo è un pezzo che sta sul sito del Sole 24 Ore. Dunque, Australia e Nuova Zelanda, dove insomma già all'alba, già da ieri sera, e sono state le prime, esistono ancora, ci tengono a farlo sapere, soprattutto su Twitter, eccetera, eccetera. Alto Paraíso, città brasiliana protetta da una presunta energia mistica, si prepara ad accogliere un'ondata di pellegrini in cerca di riparo. Mentre in Bolivia, allo stesso scopo, il viaggio è verso la Isla del Sol, un'isola nel lago Titicaca, celebre per aver dato i natali all'impero Inca. In Argentina, una pagina Facebook invitava al suicidio di massa, aveva già ricevuto 150 parteciperò prima che venisse chiusa. Il luogo scelto era Uritorco, una montagna che la polizia locale sta comunque pattugliando per evitare il disastro. Ma voi non so se vi rendete conto, Non so se vi rendete conto. Io non credo niente, non credo. Di che cosa? Di queste cose che riportano? Sì. Sei scettico proprio. Non è vero niente. Ho letto che anche Cisternino, non so in base a quale calcolo, è stata considerata una località sicura. Ecco. Se credo dal mondo non è che dici no, io sto a Cisternino. Dunque, qui in Francia dicono che a Carcassonne, sì, il rifugio montano Pic de Bougarin, teatro Savasandir di un avvistamento UFO, è stato chiuso per evitare il caos. Perché Bolivia si stanno organizzando per accogliere 200.000 turisti. Però insomma, perché in Bolivia non finisce il mondo. No, questa è la più bella. Mentre gli adepti Maya si raccolgono in meditazione per celebrare l'evento con la massima tranquillità, perché alla profezia non ci credono manco loro. Allora perché si stava rompendo le palle con questa cosa qua? Io veramente una cosa. Amico Maya. La più bella l'ho letta ieri su Facebook, e uno ha scritto: tifiamo solo i Maya, tifiamo solo i Maya. Era la più bella. Vabbè, Paolo Assogna, temi di più per la Roma, la fine del mondo o Rocky di Firenze domani sera? Non lo so, Paoletto, che dici? Diciamo che un Mazzoleni assistente di aria, diciamo che dobbiamo stare un po' con le antenne belle dritte, perché nella rincorsa verso i posti buoni della classifica del Milan, diciamo che c'è stata particolare, come dire, fortuna dalla squadra rossonera in alcuni episodi.